Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi di un altro convento, il convento di Gesualdo. Ci troviamo, quando parliamo di Gesualdo, in provincia di Avellino. Padre Pio è stato in questo convento, ma per poco tempo. Siamo nel 1909. Gesualdo, apriamo una parentesi, doveva essere il luogo dove Padre Pio, insieme ai suoi compagni di studio, doveva essere ordinato sacerdote nell'agosto del 1910, ma purtroppo sappiamo bene che questa misteriosa malattia non gli ha permesso di seguire il suo iter formativo e lui venne ordinato sacerdote a Benevento, mentre altri compagni di studio venivano ordinati proprio a Gesualdo. E in questa peregrinazio, potremmo chiamarla proprio così, questo lungo peregrinare di Padre Pio nel 1909, è proprio Padre Gerardo di Flumeri che ha ricostruito un po' tutto il suo itinerario e racconta proprio di Gesualdo. La congregazione capitolare tenuta a Tora, provincia di Caserta, nei giorni 29, 30, 31 maggio del 1909, racconta padre Gerardo di Flumeri, trasferì a Venafro il collegio serafico e, pur lasciando a Montefusco lo studio di teologia dommatica, designò proprio Gesualdo come sede di studio di teologia morale. A favore della permanenza proprio di Padre Pio a Gesualdo, anzi possiamo dire di Fra Pio a Gesualdo, ci sono una serie di testimonianze. Ci sono due testimonianze scritte e una orale. La testimonianza orale è proprio di padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, che lui spesso e più volte ha raccontato ai suoi confratelli proprio qui a San Giovanni Rotondo, che, vado sul virgolettato, nell'autunno del 1909, per lo studio della morale, padre Pio fu a Gesualdo. La prima testimonianza scritta invece è di un suo confratello, padre Guglielmo da San Giovanni Rotondo, il quale in alcuni fogli che raccolgono proprio i suoi cenni sulla vita di San Pio da Pietrelcina racconta: tale fu la sensazione mia e degli altri quando lo rivedemmo dopo vari mesi nel convento di Gesualdo, nello studio della Sacra Teologia, dove egli ancora una volta dimostrava ugualmente di averci tenuti sempre presenti con il rivelarci proprio il suo affetto, racconta padre Guglielmo. E da Gesualdo, come scrive padre Guglielmo nei suoi cenni sulla vita di padre Pio, non tardò per i soliti motivi di ritornare di nuovo alla casa paterna, quindi di ritornare immediatamente a Pietrelcina. Quindi a novembre del 1909 padre Pio si trattenne a Gesualdo per circa un mese, ma poi questa misteriosa malattia non gli permise di restare insieme ai suoi confratelli e tornò quindi a Pietrelcina. L'ultima testimonianza, che arriva direttamente proprio da un altro confratello di padre Pio, che ama definirsi il suo più intimo condiscepolo, si tratta proprio di padre Placido Bux da San Marco il Lamis, che scrive: durante lo studio teologico a Montefusco e Gesualdo, padre Pio veniva mandato in famiglia e da allora fu sempre malaticcio. Quindi padre Guglielmo, padre Placido, lo stesso padre Raffaele che lo ha ricordato, non indicano però il periodo di permanenza di padre Pio, ma una permanenza poté aver luogo soltanto in questo periodo, novembre-dicembre 1909.